Kawabanga a tutti ragazzi, sono Ledotech e benvenuti nel primo episodio della Minecraft Story Mode! Partiamo subito con il nostro fantastico mondo, scegliamo il nostro giocatore che ci raffigurerà all'interno del gioco e continuiamo, e vai! E iniziamo col primo episodio! Questa serie di gioco si adatta alle scelte che si fanno, la storia cambia a seconda di come si gioca. Nulla di ciò che viene costruito può durare per sempre e ogni leggenda, non importa quanto grande, si affievolisce con il tempo. Con ogni anno che passa sempre più dettagli si perdono fino a quando tutto ciò che rimane sono i miti, mezze verità, per farla semplice, bugie. Eppure in tutto l'universo conosciuto, tra qui e le terre lontane, la leggenda dell'ordine della pietra dura, integra come dato di fatto evidente. Infatti è solo una terra travagliata che ha bisogno di eroi e la nostra è stata la fortuna di avere, tanto tempo fa, quattro eroi come questi. Gabriel, il guerriero, la cui spada tutti i combattenti faceva tremare. Elgard, l'ingegnere Redstone, le cui macchine avrebbero provocato un'era di invenzione. Magnus, il birbante, che avrebbe incanalato la sua creatività distruttiva per il bene di tutti. E Soren, l'architetto, costruttore di mondi e capo dell'ordine della pietra. Questi quattro amici insieme ci sarebbero guadagnati il loro giusto posto come quattro eroi. La loro più grande missione li avrebbe portati in un viaggio pericoloso per combattere una creatura misteriosa conosciuta come Ender Dragon. Alla fine l'ordine della pietra ne è emerso vittorioso e il drago fu sconfitto. Questa è la loro storia completa che scivolò via nelle pagine della leggenda. Ma quando una storia finisce, un'altra comincia. Ed eccoci qua nel mondo di Minecraft Story Mode. L'unica pecca è che è in inglese, ma non preoccupatevi perché è un'emozione, un'avventura stupenda. Oddio, allora... You would have any weapon or... So yeah, huh? Oddio. Non è per niente facile rispondere, ragazzi, bisogna conoscere abbastanza bene l'inglese. Oddio, si riesce a intuire un po' il filo del discorso, però dobbiamo riuscire a rispondere in modo, diciamo, plausibile o comunque, come già detto, ogni volta cambierà la nostra storia in base alle nostre risposte. Ok, devo dire che la grafica è veramente emozionante, molto bella, rispecchia molto Minecraft per l'appunto, tutte le cose richiamano proprio quello. Abbiamo il tempo per rispondere. People love pigs. Le persone amano i maiali. Ma guardate che faccia con questo maiale. È bellissimo. Ok. I'm getting tired of it. Vabbè, allora non ci perderemo, tranquilla. Oddio, devo dire che è veramente difficile seguire i discorsi perché sono molto veloci e in inglese bisogna stare molto attenti. Oddio, silenzio ragazzi, silenzio. Oh no, cosa succede? Oddio. No, ma dai. Che bastardo. Ma dai. Guardate. Bravo, maiale, dagli. Sì. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. Endercon, no, funny, per niente divertente, Axel. Beh, sì, eri abbastanza brutto, spaventoso. È un monociglio! Oh mio Dio, Axel ha un monociglio! Che cosa bruttissima! Perché una maschera al maiale? È veramente divertente questo maiale, sì. Oddio, devo dire che anche il tempo di risposta è veramente breve. Fate fatica anche a leggere in fretta tutte le risposte. Quindi a volte buttatevi su una per vedere come va a finire la vostra storia, perché sarà ogni volta diversa. Ok, vabbè, ciao, scendi dalle scale.
Ok, allora abbiamo la nostra spada. Oh, che bello, ci spostiamo. Oh, che bellissimo, basta tenere premuto Gabriel. Andiamo da Gabriel, il guerriero. Ok, andiamo nella cesta, vediamo, andiamo nel baule e vediamo che cosa c'è. Oh, che bello, le tesoie per tagliare un po' di erbacce. Va bene, abbiamo trovato un altro oggetto che vedete nel menu a sinistra. Perché un poster con una pera sopra? Che cazzata è questa? Ok, andiamo dal nostro zucca. Ok, la nostra zucca bellissima. Vabbè, il maialino, clicchiamo sul maialino. Dammi un un ruggito di drago. Bellissimo. Ok, andiamo da questa parte. Vediamo. Ok, c'è un'altra chest. Oh, che bello. Apriamola, vediamo cosa c'è al suo interno. Oh, che bello. Dell'acciaio, fantastico. Il ferro. Oh, ah, l'acciarino. Sì. Oh, fantastico. Ok, ci siamo. Non ci serve altro. Scendiamo dalle scale. Perfetto. Ok. Andiamo Robin, andiamo, il nostro maialino fantastico. Guardatelo come scende le scale, top, bellissimo. Amerei veramente incontrare Gabriel. Dai, cioè sarebbe veramente un onore. Penso proprio di sì che sia fantastico incontrarlo. Oh mio Dio, ci sono poster dappertutto. Axel, che stupido, ha preso poster dappertutto. Ok, non abbiamo possibilità, ma... Ok, tranquilla, Olivia, stai tranquilla. Non preoccuparti. Oh sì, sono affamato. All right. Aspetta un attimo, ok? Ok. They both have their moments, both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper. Costruiamo un creeper. Sì, ok, andremo a costruire un creeper. No, non è un'idea. Non è un'idea di Axel, anche se lui è vestito da creeper. Ma vedi che è figo. Costruiamo un creeper. Ok. Uno per tutti e tutti per uno. Ok, andiamo a preparare il nostro creeper. Ok, non dimenticate che siamo un team, una squadra. Team! Cos'è? Devo... No, che figata! Dimmi, che cavolo devo fare? Mi sto preparando per la nostra avventura, per incontrare Gabriel. Quindi vedete come sto distruggendo la sabbia. Ho preso a pugni. Oh mio Dio, sto cavalcando un polipo. Ok, vai anche con una mano le flessioni. Fantastico, con il nostro Ruben sulla schiena. Bellissimo, ho tirato i pugni ovviamente anche a un bersaglio sull'albero. Che cavolo devo fare? Tira i pugni ai fiori, non si sa il perché. Ok, addominali, uno. Fai due. Ok, picca, vai con la piccotta, spacchiamo tutto, togliamo le pecore, un po' di lana, ci facciamo un sacco di letti, vai, pugni contro il muro, pugni contro l'albero, boom, ho spaccato un albero con un pugno, oh mio Dio, che cosa bellissima, tutti per uno e uno per tutti, team! Ebbene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollicione in su come al solito. Vi ricordo come sempre che qui sotto potete iscrivervi al canale, nella descrizione trovate il link alle mie pagine Facebook, Twitter e Google+. Tra brevissimo c'è il video precedente, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete il secondo episodio della Minecraft Story Mode. E ci vediamo nel prossimo video, kawabanga a tutti ragazzi. Penso che questa sia stata la quercia più grande mai vista in Minecraft, una cosa a dir poco stupenda. Oh mio Dio, cioè dai, 26 sapling e 4 mele che sono rarissime da una quercia.